sono arrivata qui nel 1998, quando mio figlio ha avuto 11 anni. E in questi tutti anni ho mandato per lui giocattoli, soldatini. E la settimana scorsa, quando è scoppiata la guerra, ho mandato un giubbotto antiproiettile. Combattono tutti, anche noi combattiamo. La macchina della solidarietà è molto attiva? Sì, attivissima. Non perdete un attimo, vedo movimenti molto frenetici. Sì, io faccio prima possibile. Qui bisogna smistare tutte le buste che arrivano di cibo, sia per i bambini che per gli adulti, biscotti, pasta. Facciamo questi scatoloni che poi vengono inviati in Ucraina. Queste buste sono piene di? Bestiario. Pronto a partire? Pronto a partire. Abbiamo caricato 4 camion di roba, di tutti i tipi poi, medicinali, molto spesso anche omogenizzati per bambini, che sta cosa ci mette un po' l'ansia, ecco. Cosa sta portando? Cibo, pannoloni, pannolini, qualche medicina, tutto quello che hanno portato i vari genitori e bambini. E ci sono anche tante letterine da parte dei bambini e disegni dei bambini di scuola. Ci hanno chiesto nello specifico sacchi a pelo, tappetini per isolamento dal freddo e torce con la ricarica, diciamo, dinamo. Per questa situazione così che li trova spiazzati su tutto. Là dove c'è una guerra siamo tutti coinvolti. E quindi bisogna aiutare. Veramente Dio vi benedica, grazie per tutti che stiate sostenendo in un momento così difficile. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Viva Ucraina, viva eroi!